Mentre finisco di preparare la lancia a bombarda, due parole sul lago che ci ospita oggi. Come dicevamo, Albatros, provincia di Viterbo, lago A, il lago più grande della struttura. È un lago misto, è un lago che non ospita solamente trote, ma che chiaramente nel periodo invernale la pesca è centrata sulla trota, su questi salmonidi. E la particolarità che interessa a noi, la scelta per la quale siamo qui oggi, è che è un lago veramente grande, imponente, per cui ci permette di lanciare a lunga distanza, finalmente, di poter utilizzare zavorre, come dicevamo, che magari in altri filmati, in laghi minori, non possiamo utilizzare per una questione di spazi. Invece oggi ci divertiremo a lanciare a tutta canna e a prendere qualche trota sulla lunga distanza. Iniziamo con il primo innesco, l'innesco di una camola cucita. Ho equipaggiato una bombarda da 12 grammi con affondabilità 2. Il segreto, tra virgolette, delle bombarde sta tutto nella leggenda che è scritta sulla bombarda stessa, per capire come lavorano, a che profondità scendono, oltre chiaramente al peso riportato sulla zavorra stessa. Come avete visto, come sapete bene, sulle bombarde è riportata una sigla, oltre ai grammi impressi sulla zavorra stessa. Abbiamo una G o una A che stanno per galleggiabilità e affondabilità. Più avanti chiaramente ve lo farò vedere nel dettaglio. Cosa significa questa sigla? Significa il materiale affondante con cui è stata costruita la bombarda, per cui la parte affondante che va a compensare il materiale invece galleggiante che costituisce l'intera struttura della bombarda. Per cui se una bombarda è 12 grammi G2 o A2, significa che in bilancia quella bombarda peserà 12 grammi, quindi fuori dall'acqua lanciamo un peso di 12 grammi, ma poi affonderà con la velocità di un piombo da 2 grammi, perché il materiale affondante, come ripeto, all'interno della struttura, bilanciato con il materiale galleggiante della zavorra stessa, faranno affondare la nostra bombarda con una velocità di un piombo da 2 grammi e non da 12. Ecco la mangiata, finalmente, eccola. E c'è, eccola la prima trota di oggi a bombarda. Abbiamo fatto un lancio a centro lago, invece poi la mangiata l'abbiamo avvertita nell'immediato sottoriva, a pochi metri da noi. Eccola qua la prima bellissima trota iridea, molto attiva. Trota in salute, colori meravigliosi, la slamiamo e la rimettiamo subito in acqua. Come vi dicevo, affondabilità della bombarda 2 grammi, peso totale da 12. La prima trota è arrivata e quello che posso dirvi, da quello che vedo appena siamo arrivati, è che le trote sono abbastanza in superficie, c'è molta attività in superficie, per cui una bombarda che scende solamente tra virgolette 2 grammi va bene. Ci sono chiaramente bombarde che affondano 0,50, 0,25, 0,75, per cui bombarde che possono essere recuperate ancora più in superficie, ma noi andiamo a compensare l'affondabilità di questa bombarda semplicemente recuperando a canna alta, quindi mantenendo la nostra bombarda su una traiettoria, una corsia abbastanza vicina alla superficie. Oltretutto questo è un modello di bombarda che quando viene recuperato mantiene una traiettoria orizzontale. Altro aspetto molto importante da sapere è come lavora in acqua la nostra bombarda. In base alla posizione
cui è stato montato il materiale affondante all'interno della bombarda, ne scaturirà poi il movimento in acqua. Se il materiale è stato posizionato in punta, al centro o sul fondo della nostra bombarda, la nostra bombarda lavorerà di punta, lavorerà in maniera orizzontale oppure di coda, per cui caratterizzando dei movimenti a sali scendi oppure mantenendo, come in questo caso, la corsia orizzontale in acqua. Ora le trote accompagnate da qualche gocciolina di pioggia sporadica e soprattutto da un'importante schiusa che vediamo in superficie stanno bollando veramente veramente molto, quindi l'attività principale la vediamo in superficie, per cui facciamo una modifica, cambiamo canna e andiamo ad utilizzare una bombarda in materiale totalmente plastico che ha all'incirca un 0,50 di affondabilità, per cui una bombarda che lavora ancora più a galla di quella precedente. Vediamo se con questa bombarda, chiaramente con un terminale lungo 1,50 m, quindi un terminale abbastanza generoso, riusciamo a prendere qualche trota più in superficie. Primo lancio con questa bombarda trasparente, per cui molto più galleggiante della precedente, come dicevamo, lanciamo, iniziamo subito il recupero. Questo per evitare appunto che possa scendere, perché per quanto lenta comunque tende a raggiungere, se lasciata ferma, il fondo del lago. Per cui lanciamo, iniziamo a recuperare immediatamente con dei colpettini. Un recupero molto simile a quello che si fa con un piombino, un vetrino, nulla di particolare. Aumenta solamente il peso delle zavorre, di conseguenza bisogna aumentare la lunghezza del terminale per far sì che la nostra zavorra lavori nel migliore dei modi e soprattutto l'esca abbia il tempo di agire, di essere inseguita dalle trote e, come dicevamo, anche nel caso delle zavorre minori, quando ci fermiamo, quando qualche secondo lavora di stabilizzarsi durante il recupero o degli stop and go proprio per stimolare l'aggressività del pesce, l'esca non sfondi troppo velocemente perdendo la naturalezza e quindi l'appetibilità agli occhi dei nostri amici pesci. Volevo tenermela per il gran finale, ma c'è davvero troppo movimento a galla, per cui non resisto. È giunto l'ora di utilizzare la Maracas. La Maracas è a tutti gli effetti una bombarda, la bombarda più galleggiante in assoluto che possiamo trovare in commercio, totalmente galleggiante, per cui assomiglia a un vero e proprio galleggiante, lavora in superficie, solamente ha le caratteristiche in comune sicuramente con il galleggiante, ma rimane a tutti gli effetti una bombarda, per cui filo passante al suo interno, corredata da delle ratless, sentite? Queste palline al suo interno che quando andiamo a recuperare e a sbacchettare la nostra zavorra, la nostra maracas con la canna, emettono delle vibrazioni in superficie, perché in questo caso peschiamo in superficie, che attirano senza dubbio le trote nella zona della nostra isca. Ci spostiamo qualche metro con la nostra maracas e andiamo un pochino più a sinistra verso la curva dove abbiamo visto finora
una fortissima attività in superficie. Ora sto innescando una camola cucita, una camola singola, sotto la nostra Maracas e lanceremo, non a centro lago come abbiamo fatto finora, ma lanceremo lungo la sponda, che come ho già detto è il punto dove finora abbiamo visto moltissima attività, per cui lanciamo lungo la sponda e recuperiamo verso di noi. Come vedete la Maracas rimane in superficie, per cui ci dà anche un aiuto sotto il punto di vista visivo quando sparirà sotto il pelo dell'acqua. Ritornando a quello che dicevo all'inizio, che ha comunque delle somiglianze con un galleggiante, ci aiuta anche qui a percepire la mangiata, oltre al fatto che essendo una zavorra scorrevole sentiremo la mangiata immediatamente sulla vetta della canna, per cui ci permette di vedere dove siamo esattamente, dove stiamo lavorando esattamente in questo momento. Nel caso riuscissimo a prendere una trota, il lancio seguente lo rifaremo nell'immediata vicinanza dove abbiamo preso la prima trota. La Maracas va recuperata lentamente con dei piccoli colpetti, un po' come si fa quando si usa il galleggiante con il vetrino, cercando di rimanere il più possibile fermi sul posto e recuperando lentamente, come dico sempre, la manovella solamente con un dito per togliere il filo in eccesso che muoviamo chiaramente bacchettando la canna. Va fatta suonare, se la Maracas non suona perde gran parte del suo potere attrattivo, per cui molto lentamente con dei colpetti ripetuti, rimaniamo sempre con lo sguardo fisso sulla Maracas per vedere se affonda, se abbiamo un primo segnale di abboccata, dopodiché chiaramente ci affidiamo alla vetta della canna stessa. Sfruttiamo la comodità di questi piccoli chioschi che vengono messi a disposizione dalla struttura per parlare e per vedere nel dettaglio le bombarde che abbiamo utilizzato oggi. Come vi dicevo, ogni bombarda è serigrafata in maniera da capire esattamente cosa stiamo andando a lanciare in acqua, per cui il peso dichiarato sulla zavorra e i gradi di affondabilità di cui vi ho parlato all'inizio. Il consiglio che ho dato anche nei tutorial precedenti è quello di utilizzare sempre la stessa serie di bombarde. Nel senso, quando andiamo ad acquistare queste zavorre, preferibilmente prenderle tutte appartenenti alla stessa serie, quindi alla stessa marca e allo stesso modello, perché in questo modo sappiamo esattamente come le bombarde andranno a lavorare in acqua. Un'altra cosa che vi accennavo prima, molto importante, è la disposizione del piombo all'interno della zavorra. Una zavorra costruita con il piombo nella parte frontale farà scendere la zavorra in questa maniera, per cui il recupero sarà caratterizzato da un sali e scendi continuo e vengono utilizzate strettamente per la pesca di profondità. Nel caso contrario, il piombo venga inserito nella parte posteriore della zavorra, abbiamo quest'altro movimento a sali e scendi, mentre la bombarda di uso più comune, più semplice da utilizzare, che può essere abbinata un po' a tutte le esigenze, è quella con il piombo nella parte centrale. Il piombo nella parte centrale farà scendere la zavorra in maniera orizzontale, chiaramente poi quando verrà recuperata seguirà la traiettoria
del recupero e manterrà comunque una corsia orizzontale. Questo ci permette di contare i secondi in fase di discesa della nostra zavorra e ci permetterà di scendere sempre alla stessa profondità quando prendiamo una trota. Ora voglio farvi vedere un innesco doppio. Andiamo a utilizzare una camola in silicone abbinata a una camola vera, per cui ne prendiamo una rossa per fare un bel contrasto con la nostra camola naturale. La andiamo ad inserire per tutta la lunghezza dell'amo e la facciamo uscire poco sopra la paletta. Rimarrà praticamente scoperta solamente la punta del nostro amo. Dopodiché prendiamo una camola vera. Eccola qua, una bella cicciotta, e la andiamo ad infilare sulla parte, a coprire solamente la parte che rimane, quindi la mezza curva dell'amo. Deve formare un innesco a L, in questo modo. Ora ve lo faccio vedere in acqua, girerà perfettamente. Bello colorato, bello voluminoso, con un'acqua non particolarmente trasparente, cui un doppio innesco, come abbiamo già visto in passato, può fare la differenza, quindi sicuramente ha un potere visivo maggiore rispetto a una camola singola. Per di più abbiamo fatto il contrasto rosso e bianco, quindi vediamo se il colore rosso, dopo ripetuti lanci sempre con il bianco, magari mettere una camolina rossa può stimolare un po' di più l'interesse delle trote. Come abbiamo visto, abbiamo provato qui sotto, gira alla perfezione, per cui sicuramente se passiamo davanti a una trota il boccone oserei dire che è quasi irresistibile. La scelta di voler pescare oggi con delle zavorre così pesanti, per cui maracas e bombarde come abbiamo visto finora, è stata determinata dal fatto che abbiamo di fronte un ambiente molto grande, per cui la bombarda ci permette sicuramente di lanciare a distanze maggiori e quindi di scrutare più zone, più una superficie più ampia, quindi andare a cercare le trote anche più lontano da noi. Di solito, come ho sempre consigliato, quando peschiamo su degli impianti commerciali è molto importante girare, ruotare intorno al lago e cercare le trote che si spostano in piccoli branchi. Utilizzare delle zavorre più grandi ci permette di andare noi a cercare i pesci a determinate distanze. Ciò non significa che su laghi più grandi non si possa pescare e utilizzare lenze costituite da galleggiante vetrino, galleggiante spallinata, per cui oggi ho portato, e non potevo resistere, la mia lenza preferita, come abbiamo già visto in altri filmati, spallinata omogenea, galleggiantino da 2 grammi, e proviamo a prendere qualche trota nel sottoriva prima di spostarci. Finalmente, dopo diverse ore con le canne più pesanti sulle mani, una cannettina leggera, un galleggiantino, e vediamo se riusciamo a prendere qualche trota con il galleggiante nel sottoriva. Mi auguro che sia così
come ho già detto da questa mattina, pesce ce n'è, attività ce n'è tanta, per cui il lago non si smentisce mai. Abbiamo deciso noi di andare a cercare le trote lontane per farvi vedere anche l'utilizzo di zavorre, che rapidamente, come ho già detto, purtroppo non possiamo utilizzare in ambienti commerciali più piccolini. Ma ora qualche lancio, concedetemelo qualche lancio al galleggiantino, è d'obbligo farlo. Ora ci siamo spostati, facciamo qualche lancio su questa sponda e vediamo se qui le trote rispondono in maniera migliore. Anzi, mi ha recuperato Jordan, gestore e titolare del lago, nonché grande amico. Io ti ringrazio innanzitutto, come sempre, per l'ospitalità e per il divertimento e la pescosità dei tuoi laghi che non si smentiscono mai, che sia lago A, lago B, carpodromo o lago strettamente riservato allo spinning, al trottare, alla mosca, è sempre un divertimento venire in questa struttura. Per cui grazie mille e se vuoi spendere due parole sulla struttura per i nostri amici che ci seguono da casa, ci fa sicuramente piacere. Buongiorno a tutti, buonasera o buon pomeriggio a qualsiasi ora guardate il video. La nostra struttura, come al solito, presenta insomma dei pescatori molto 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 validi e logicamente ci fanno anche dei diversi complimenti. È molto semplice, meritati. Qualsiasi età e a qualsiasi persona che viene a fare qualsiasi tipologia di pesca, logicamente nell'ambiente lacustre. Abbiamo noi un lago carpodromo, un lago da trota tutto l'anno, sia d'estate che d'inverno ci abbiamo le trote. Nel periodo invernale nel lago grande, questo qua dove oggi state vedendo il video, abbiamo le trote. Nel periodo estivo abbiamo pesci gatto, carpe e storioni. Chi più ne ha più ne metta, divertimento a 360 gradi, per cui che altro aggiunge? Io mi sono divertito tantissimo, abbiamo visto tecniche di pesca diversa, siamo riusciti a pescare finalmente con le bombarde a lunga distanza, anche se, come dicevo nel video, è stata una scelta puramente tecnica per far vedere questo tipo di pesca, ma ci si può divertire a mosca, a spinning, con il galleggiante, chi più ne ha più ne metta, senza inventarsi chissà che tecniche particolarmente difficili. Per cui ti rinnovo i complimenti per la struttura, salutiamo i nostri amici, diamo appuntamento al prossimo episodio di Obiettivo Trota. Ciao! Ciao!